Forse non l'hai notato, ma questa è una storia di ricarica veloce. Con gli oltre 17.000 punti di ricarica Plenitude su tutto il territorio, la mobilità elettrica fa parte della vita di tutti i giorni. Scegli anche tu il cambiamento. Da Zongard Game ci siamo, seconda puntata, tanto di cui parlare, Matteo Gandini e Pierluigi Pardo in collegamento. Ciao Pier. Buongiorno, buongiorno, sono a Roma, ma ci sono, ho visto un po' di partite, quindi sono prontissimo, però fammi cominciare, visto che è la notizia del giorno. Vai. E insomma, gli abbiamo mandato ovviamente in bocca al lupo in privato, con i social network, in tutti i modi, in tutte le forme possibili. Diamo un grande abbraccio a Achille Pollonara che insomma... a quale è stato diagnosticato un intervento chirurgico da fare domani, la giornata di domani, una massa al testicolo che domani verrà asportata, per cui insomma l'abbraccio è veramente, penso, completo di tutta la comunità del basket. Voi siete degli assidui, io sono qui semplicemente a imparare da voi un po' di cose, ma l'abbraccio collettivo. E tra l'altro l'ospite che abbiamo oggi è un ospite realmente straordinario, è un piccolo indizio, è un Alzano, cioè un reggiano, insomma, ha molte cose ovviamente in comune con Achille, quindi un grande abbraccio. Assolutamente, tutti insieme, grande abbraccio, forza Achille, speriamo di rivederlo prestissimo sui campi, come anche ieri, quando è comunque sceso in campo, ricordiamo, nella partita fra Bologna e... Impressionante, tra l'altro. Impressionante, sì. Se mi permetti questa cosa, proprio un concetto, che insomma, vedere... leggere questa notizia di oggi, pensare che domani si deve operare e capire che condizione di efficienza fisica è davvero impressionante, per cui viene in bocca al lupo, dai, dice a Bologna, forza Achille. Pierri, il tuo weekend di basket com'è stato? Cosa hai visto? Abbiamo avuto tante partite interessanti, Milano che ha sofferto e ha perso a Napoli, il colpo di giornata, Bologna invece che ha vinto facile con Varese per quanto riguarda le due grandi. Tu cosa hai visto? Ho visto chiaramente, poi parleremo anche dell'Eurolega, le due partite di Bologna e di Milano in Eurolega. Fra l'altro c'era una scena abbastanza fantastica l'altro giorno, perché era un festival a Macerata e per il supplementare stamattina non finiva, io non salivo sul palco con Ciro Ferrara e con Ardemagni, insomma, perché poi mi sono dovuto rivedere il finale con ovviamente anche un po' di amarezza. E poi invece nel weekend ho visto Treviso Brescia sabato, un po' sinceramente, quando ho visto a fine partita, ho visto Napoli Milano, e adesso chiederemo, secondo indizio, al nostro ospite se la stanchezza ha influito su questa prestazione al netto dei meriti straordinari di Napoli, che comincia ad essere una realtà da seguire. Ho visto un po' di Virtus ieri e poi ho seguito un po' di altre partite così random. Come sono andato? Voto? Vediamo, dai. No, tu no, 7.5, dai, stai migliorando. Magari. No, dai. Vediamo le immagini, visto che ce l'abbiamo. Cominciamo proprio da Napoli-Milano, la partita che è stata il risultato più a sorpresa di questa giornata. Si è giocato alle 12, quindi l'Olimpia è sceso in campo 36 ore dopo la sconfitta supplementare contro il Fenerbahce, e Napoli ha fatto una gran partita. Questa è veramente una squadra in gas che sta giocando, sciolta, energica. La differenza di energia si è vista tantissimo fin dai primi minuti. Questa è una squadra che ha aspettato la partita tutta la settimana, mentre Milano ha avuto pochissimo tempo per prepararla. Qualche problemino, le A7 ce l'ha, problema playmaking con gli infortuni, con lo fuori, con lo fuori, con un Pangos ancora sotto. Ho letto un articolo oggi abbastanza delicato su questo tema, sì, su un quotidiano milanese, ma è un articolo proprio delicatissimo su questo tema. È chiaro che insomma l'inizio di stagione non è stato all'altezza, e se si va a identificare probabilmente l'area, e adesso che poi il basket, lo sapete meglio di me, non è ovviamente compartimenti stagio, quindi si combatte tutti insieme, probabilmente il luogo dove migliorare è soprattutto quello. Però hai detto bene, insomma, adesso non deve diventare un alibi per Milano è scesa in campo, sai che nel calcio ci sono gli allenatori che si lamentano per 3 giorni, è vero che sono dinamiche diverse, nel basket si gioca anche tutti i giorni, le manifestazioni come gli europei, come i mondiali, però qui sarà il viaggio. Insomma, io poi lo chiederemo all'ospite, penso che Milano sia stata un po' condizionata. Quando è tornato sui 35 pari, mi aspettavo che avesse messo la freccia, e invece no, e invece complimenti soprattutto a Napoli, che insomma è la seconda vittoria importante, la prima è stata, diciamo, enorme dal punto di vista della distanza di punteggio, la seconda è di enorme prestigio.
tantissimo entusiasmo al Palla Barbuto, sappiamo come il pubblico di Napoli è sempre caldissimo quando c'è da spingere le squadre locali. Tarik Owens, peraltro, che abbiamo visto prima volare a schiacciare più volte, MVP della settimana, ha vinto il premio che ogni settimana LBA dà a chi... E non l'ho messo a Fantabasket, quindi doppio rosicamento. Doppio rosicamento, però insomma lui ha fatto veramente una gran partita, squadra super. E Mirotic, bene, scusami, io vorrei che tu me la raccontassi un po' la partita di Mirotic, perché ne sai più di me, insomma... Ci poteva essere e ci può essere ancora un tema di adattamento al basket italiano, dopo l'estate comunque complicata, avete sentito anche le dichiarazioni di Obradovic sulla possibilità che andasse al Partizan. Comunque è un cambio culturale, è un cambio di coach, è un cambio di compagni di squadra. Mi sembra che Mirotić si sia subito inserito, semplicemente perché è di un altro pianeta. Perché non livello. Quindi, perché ti ho trovato anche più forte? Ne ha fatti 26 ieri in 32 minuti. Esatto. Chi ha preso invece una giornata un po' di riposo e ci sta per quello che ha fatto finora, Shavon Shields. Ieri un solo punto in 29 minuti, però insomma ha tirato veramente la carretta sempre lui in questo inizio di stagione. Ci può stare giocando così tanto che ogni tanto anche per lui ci sia una mezza giornata di tranquillità, di riposo, fra virgolette, ovviamente. Questo per quanto riguarda Milano. Vai. Esatto, poi ha preso Bologna. Bologna l'ho vista, queste cose sono sempre un po' fantozziane, l'ho vista perché poi ormai abbiamo, quindi l'ho sentita, perché chiaramente dovevo guidare, non potevo mettere a guardarla, però nell'avvicinamento verso lo stadio Maradona, nella sera c'era Napoli-Fiorentina, e devo dirti che, la prima cosa, ho sentito gli applausi a Lundberg, quindi sentire If nuovamente applaudito mi sembra che possa essere una chiave importante, perché un giocatore, sappiamo che ha vissuto un'estate molto complicata, c'erano voci che lo volevano via fuori dal progetto, qualche voce anche di, insomma, di qualche dissapore di un ambiente non completamente allineato su If, e ieri invece mi pare che abbia fatto molto bene, in generale che abbia fatto quasi 80 punti dalla panchina a Bologna, che è una roba impressionante. Sì, impressionante, che testimonia quanto la difficoltà principale per le squadre che affrontano Milano-Bologna sia la differenza di profondità, perché sai, magari con i primi 5 ancora minimo te la giochi, poi quando la Virtus e l'Olimpia fanno ruotare i giocatori della panchina diventa veramente complicato. Ieri sono sentivo quando dicevate, scusami Matteo, quando dicevate a credo 2-3 minuti dal fine del secondo quarto, giustamente il coach diceva Varese deve rimanere almeno 15, Varese deve riuscire a rimanere in partita e sperare poi in un calo di tensione. Ecco, Bologna da questo punto di vista delle risposte, ed è particolarmente importante anche perché insomma io sono partito con lo Zalgiris, l'altro giorno abbiamo fatto l'ore, ancora non ho preso il Cizzarro, ho messo delle scarpe verdi ieri, ma insomma, veramente non ho capito cosa è successo in questi anni, quindi come non l'ho capito io immagino che insomma il clima fosse complicato, e mi sembra che ieri dal punto di vista delle rotazioni, quindi del coinvolgimento di tutti, e dal punto di vista della concentrazione della squadra che avrà mollato veramente fino all'ultimo secondo, e peraltro una delle grosse differenze secondo me fra Milano e Bologna è che l'Olimpia giocava in trasferta, Bologna in casa, e quando hai poche energie il fatto di avere il pubblico che ti spinge ti può aiutare, a maggior ragione al Paladozza, che secondo me come fattore di campo bene è da più di un attacco rispetto a Fedo Arena. Milano ha giocato in Euroliga un giorno dopo, che ha giocato in campionato qualche giorno prima, che ha giocato due partite fuori casa. Insomma, da questo punto di vista, credo che non ci sia discussione sul fatto che non sono sorpresa giustamente sui tre giorni, è chiaro che qualcosa non viene pagato. Va bene, che la stagione è lunga, ma credo che sarà questo il bisogno chiaro. E vogliamo citare Bellinelli, 23 punti in 21 minuti, bestita, migliore italiano della settimana per la Lega Basket, altra super partita. Insomma, è vero che Varese è una squadra di caratura inferiore, e peraltro ieri ha dimostrato che, come l'anno scorso, è una squadra che corre, tira, quando i tiri entrano può essere molto pericolosa, in difesa non si deve vedere. E Willie Cauley Stein, sesta scelta NBA di Sacramento Kings, che è stato il grande colpo del mercato, se quello di ieri, non funziona tantissimo. Lui deve fare di più, a mio modestissimo avviso. È bello vedere giocare Varese, perché chiaramente c'è questa concezione di grande velocità, si tira molto a punteggi alti. È chiaro che quando sale così dominante e Varese non è così in palla, poi finisce tanto a poco, come è successo ieri. Quindi è chiaro che è un'arma a doppio taglio, però cioè, in generale è una caratteristica filosofica del basket che c'è a Varese, mi sembra una cosa bella. Senti, ci sono 6 squadre imbattute a punteggio pieno, 2 vittorie in partite, 2 sono Napoli e Bologna che abbiamo citato, ce ne sono altre 4. Quella che mi ha impressionato di più delle altre 4 è Venezia, che è una delle poche che ha vinto le prime 2 partite davvero senza mai soffrire, più 16 alla prima contro Ortona, più 12 ieri sera contro Pesaro. Questa è una squadra che negli ultimi anni ha cambiato tanto, aveva sempre tenuto un nucleo che adesso ormai ha fatto un passo in avanti rispetto a quegli anni con la squadra sempre molto simile, però i cambiamenti sono stati secondo me giusti e fatti anche con il timing giusto quest'anno da Lumana, che ha costruito una squadra capace davvero di poter contendere a quel famoso titolo di terza forza.
Sì, sicuramente ci metterei anche Brescia, perché comunque insomma Treviso non c'è la proprietà transitiva nel basket, no? Però aveva fatto un'ottima figura all'esordio contro Milano e io mi aspettavo l'altra sera, sabato sera, una partita, quella però l'ho vista con una certa attenzione, ovviamente sempre con doppio schermo, che ormai è la visione bilaterale, però è stata una partita nella quale invece Brescia ha dimostrato una forza assoluta. Quindi poi è chiaro che il meno 37 in finale di Supercoppa pesa, e quindi è difficile oggi poter dire che la terza squadra, la terza forza, la squadra è persa di 37 la finale di Supercoppa. Però la stagione è lunga, su Venezia hai perfettamente ragione, Reggio Emilia mi sembra che stia facendo cose interessanti, e ci metterei Napoli però, perché Napoli insomma, no, certo. Penso, nessuno avrebbe immaginato all'inizio, quando è uscito il calendario, una vittoria come quella che c'è stata con Sassari e poi una vittoria contro Milano, comunque con questa personalità, al netto dei problemi di calendario. Citiamo anche Trento, che magari ha convinto un po' meno delle altre, ha vinto contro Pistoia su un campo comunque non assolutamente non facile come quello è toscano, 78-73. Parlavi di Reggio Emilia, molto interessante il fatto che coach Priftis abbia mandato in campo in quintetto per la seconda gara consecutiva un 19enne come Mohamed Faye, senegalese, sta completando la formazione italiana, ha fatto benissimo, di lunghi in Italia ce n'abbiamo veramente tanto bisogno, è un giocatore che potrà dire tanto, si candida al titolo di rivelazione del campionato. Sicuramente sì, ma insomma per ora c'è molto divertimento, non c'è molta energia, c'è molto fermento dietro le due squadre che sono chiaramente, chiaramente favorite, in modi e in forme diverse, però sono arrivate due vittorie per questa squadra, quindi devo dire che mi sto molto divertendo. Ho messo che Turis è andato bene la prima giornata, che già l'avevo musicato perché non l'avevo messo, non volevo mettere, ha fatto cose straordinarie, però insomma, mi sembra veramente che ci sia qualcosa si muove, e insomma l'obiettivo è che sia sempre di più così, no? Che il movimento cresca, perché Milano e Bologna sono ormai il super classico, sono a Boca River nel nostro basket, quindi è una partita meravigliosa, però se dietro a queste due cresce qualche altra realtà, secondo me è positivo per tutto il movimento. Prima di passare all'ospite, volevo sottolineare anche una partita importante fra due squadre che non avevano cominciato benissimo il campionato. Tortona contro Brindisi, ha vinto la Bertram alla prima vittoria della stagione dopo le difficoltà evidenziate in Supercoppa e anche le difficoltà della settimana scorsa. Partita non bellissima, nel senso che alla fine è una di quelle partite in cui sembrava che nessuno volesse vincerla. Tortona però ha fatto alla fine le giocate più importanti per avere la meglio su Brindisi, ha ottenuto la prima vittoria, ha rotto un po' il ghiaccio, era importante in un momento di una squadra con tanti cambiamenti rispetto alla scorsa stagione, con la Coppa che sta arrivando, perché ricordiamo che Tortona farà la Champions League, serviva un primo successo davvero per sbloccarsi e per poi ripartire. Cosa che non è riuscita a fare Pistoia, che ha giocato anche lì, le ho interviste, quindi tu le sai sicuramente meglio di me, ha giocato due buone partite, comunque sempre molto appunto, però insomma, sai, credo che ci sia anche un discorso di rompere il ghiaccio, no? di riuscire a trovare fiducia nella gestione dei momenti importanti, finché non è promossa, non arriva la prima vittoria, è chiaro che questo momento è molto atteso. Vittoria che è arrivata invece per Cremona, no, ma insomma mi sembra tutto molto interessante, molto pittoresco. Tanto equilibrio, tante belle partite, tutte da seguire su DAZN ovviamente, ogni sabato, ogni domenica. Siamo arrivati al momento dell'ospite, super ospite quest'oggi qui in studio con noi, e allora vediamo la clip dedicata al nostro ospite. Sulla punta dell'arco, va dentro D'Amelli, fa saltare Policap e poi con il semigancio segna per il pareggio. Schiltz va da Melli, ribaltamento di nuovo per Flaccadori, ancora un errore dall'arco, poi Melli con una perla si gira con l'ex secondo assist di Tonut. Che giocata! Flaccadori, 5 secondi, prova a mettersi in proprio, l'assist per Melli allo scadere estremo dei 24 secondi. Nicolò Melli con noi un giorno dopo.
Vai. Ecco, già Rosico, la puntata scorsa c'era, cioè c'è un nostro meraviglioso, tra l'altro, ragazzo, fantastico, sta facendo cose meravigliose in Brescia, però Rosico, perché sono qui. Ciao Nick, come va? Tutto bene, te come stai? Non ti vedo. Bene. No, non mi vedi benissimo, sono in una condizione, ho anche qualche linea di febbre, ma insomma tutto a posto per il momento. Perché devi sapere che tu ieri eri a Napoli, quindi a parte che vale per tutta Italia, ma ci sono tipo 30-32 gradi e quindi uno fa lo splendido. Io ho fatto ieri la telecamera in camicia, proprio a cena quasi all'aperto, e stamattina non ho più fisico, cosa che tu invece hai. Senti, ieri com'è andata? Cosa non ha funzionato ieri? Ma non è andata bene, non è sicuramente, insomma, l'avete visto tutti, o perlomeno chi ha guardato la partita, chi ha visto il risultato, hanno giocato meglio di noi, hanno giocato con più energia, sono partiti bene subito, noi siamo riusciti a recuperare la partita, perché abbiamo finito il primo tempo pari, poi siamo usciti dallo spogliatoio, che loro credo abbiano fatto subito un break di 9-11-0, una cosa del genere, e quel vantaggio non siamo più riusciti a recuperarlo, peraltro giocando male, quindi... Onore a Napoli, che ha giocato bene, e noi, come dire, c'è tanto da lavorare, lo sapevamo, e ciò non toglie che potevamo sicuramente fare una prestazione migliore. Ma quanto ha influito lo sforzo di Rolega? Perché venerdì sera ero stanco io dopo la telecronaca, immagino voi, ho avuto un giorno nervoso per recuperare, dopo Fenerbahce. Guarda, dico, secondo me non ha influito relativamente, nel senso che abbiamo un organico abbastanza profondo, o comunque sufficientemente profondo per poter affrontare tutte le competizioni che abbiamo, che avremo di fronte a noi. Credo peraltro che non sarebbe stato diverso se avessimo giocato alle 6 di sera, cambiava veramente poco, e quindi niente, quindi è una cosa che dobbiamo imparare alla svelta, di gestire appunto lo sforzo, di ritrovare le energie, soprattutto nervose, però questa sarà una condizione che ci accompagnerà fortunatamente per tutta la stagione, non possiamo permetterci di fare prestazioni come quella di ieri. Vedi, Pieri, i giocatori di calcio si lamentano, anche gli allenatori. I giocatori di basket, guarda, invece... stavo per dire la stessa cosa, però io non voglio fare quello che rinnega il calcio, perché io il calcio lo adoro e mi sta regalando emozioni, continua a regalare emozioni. Però questa tua sottolineatura è giustissima, perché qui ci sarebbero, diciamo, tutti gli elementi oggettivi per poter quantomeno dire, senza fare polemiche, che un po' di stanchezza c'era, è stata una partita arrivatissima, quella Istanbul, supplementare, dai mille contenuti, immagino poi, insomma, l'esordio dell'Eurolega in quel campo, da mille aspetti, e invece, insomma, è molto sano e molto saggio che non ci siano polemiche, non si vada a cercare alibi. Senti, mi dici com'è Mirotić, le prime impressioni? Perché stavo dicendo prima, da profano, che quello che mi sembra impressionante non è soltanto il talento, è la velocità con la quale si è inserito in questa squadra, ed è diventato, insomma, un leader di un gruppo fatto di leader come voi. Beh, diciamo che fa canestro, Nicola. Diciamo che ecco, sì. Fa canestro. E no, fa questa cosa. Ma stiamo parlando di un giocatore che sposta gli equilibri in qualsiasi squadra vada, è un giocatore che ha fatto la differenza anche in NBA. Ovviamente è un giocatore fondamentale in qualsiasi squadra, è un giocatore fondamentale per noi. Si è inserito bene, perché comunque, secondo me, noi abbiamo, al di là appunto della prestazione purtroppo di ieri, abbiamo una squadra che sa capire anche come mettere nelle condizioni i compagni di giocare in una determinata maniera. Poi, insomma, è evidente che quando hai un giocatore come lui, una punta, no, d'attacco come lui, cerchi anche di metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio e appunto di fare quello che gli viene meglio, che è proprio il canestro. Poi avete un'altra punta, che è Javon Shields. Ieri si è preso una mezza giornata magari un po' sottotono rispetto al solito, però è un altro giocatore che, quando sta bene, quando in campo, ha dimostrato di poter essere dominante. Sì, no, Javon è un altro giocatore che non credo io debba presentare qui. Ieri sicuramente lui è il primo a saperlo, non è stata da parte sua, ma come da parte di tutti, non è stata una partita brillante, che può succedere nell'economia di una stagione. È proprio lì che gli altri compagni, a partire da me, devono fare un passo in avanti e sopperire magari a quella serata o quel pomeriggio negativo, perché, come ho detto prima, abbiamo i numeri, i corpi per poterlo fare tranquillamente. E poi c'è Pierre, ne parlavamo prima, il discorso dei playmaker, no? Perché voi avete avuto ancora più infortuni in questo inizio di stagione, si deve rioperare Barron, lo sta tutto male subito, e adesso Kevin Pangos è un po' sotto accusa. Oggi parlava prima Pierre di questo articolo su un quotidiano in cui veniva pesantemente attaccato. Vabbè, diciamolo, no, perché sennò sembra tanto l'articolo pubblico, quindi no, è il Corriere della Sera, no? Quindi dove insomma, c'è un riferimento molto preciso a quello che potrà poi eventualmente succedere in fase di mercato. Non credo che tu sia la persona più giusta alla quale chiedere questo, quindi capisco che la domanda possa essere imbarazzante. Ti chiedo quanto la squadra possa
secondo te, in queste condizioni, aiutare tutto il reparto del playmaking per riuscire a fare cose migliori? Siamo all'inizio dell'inizio, non ce lo dimentichiamo. È ottobre, no, tra l'altro sembra agosto. Siamo al 9 di ottobre, sicuramente. Come ho detto prima, questo non toglie che noi dovevamo ieri esprimerci molto meglio. Per quanto riguarda la questione del playmaker, sicuramente l'infortunio di Maudolò e appunto la ricaduta, diciamo, adesso non so bene di preciso cosa sia successo, di Billy Baron non hanno sicuramente aiutato, hanno, come dire, un po' esposto un reparto, perché comunque sono due giocatori che per noi, nella nostra economia, come è stato costruito la squadra d'estate, avevano un peso molto importante. Per quanto riguarda Kevin, secondo me viene da una situazione un po' complicata, perché l'anno scorso ha avuto un infortunio e le cose poi per noi non andavano bene. È arrivato Shabazz, Napier, le cose sono andate benissimo, Shabazz va via e torna lui, quindi secondo me c'è un po' di pressione, lui l'avverte, anche perché è un ragazzo secondo me molto, molto sensibile, è un bravo ragazzo, è uno che si allena, che si dedica a quello che fa. Io, da compagno di squadra, penso sempre a come posso aiutare un mio compagno anche in difficoltà, anche non in difficoltà, come può essere Nicola Mirotic, come posso aiutarlo a esprimersi al meglio, a darci una mano ancora di più. Quindi io posso dire che tutti noi possiamo fare qualcosa in più per metterlo nelle condizioni di giocare meglio, perché ovviamente non sta giocando bene, ma non è l'unico, e io sono, come dire, un altro di quelli che potrebbero essere tranquillamente chiamati in ballo. E quindi io, da compagno di squadra, penso sempre a quello che posso fare io per mettere nelle condizioni migliori il mio compagno di squadra. Fra l'altro, tu vieni dal mondiale come anche altri tuoi compagni. Quanto questo ha condizionato magari l'inizio della stagione, il fatto di non fermarti mai da inizio agosto in poi? Da fine luglio, fine specifichiamo luglio, fine luglio, diciamo al CT, la nazionale, che è fine luglio. Fine luglio. E no, guarda, io ti dico la verità, anche fisicamente sto anche abbastanza bene. Secondo me l'accuserò un po' più avanti, perché sicuramente è una stagione lunga, ma diciamo che noi europei ci abbiamo fatto un po' il callo. In più, io da italiano, come dire, magari non posso beneficiare del turnover che magari uno straniero, può beneficiare. Quindi cambiamo le regole, così anche voi va benissimo così. E secondo me ha influito più che altro nella chimica di squadra, perché comunque noi, sì, è vero, abbiamo tenuto un po' di giocatori rispetto all'anno scorso, però secondo me i nostri equilibri sono cambiati tantissimo rispetto all'anno scorso, e quindi avremmo avuto bisogno di un po' più tempo per, come dire, oliare il sistema. Ripeto ancora una volta, ciò non toglie che la prestazione di ieri poteva essere nettamente migliore, però abbiamo bisogno del nostro tempo. I mondiali, come tutte le competizioni nazionali, sono qualcosa, secondo me, che dovrebbero rendere orgogliose chi ne fa parte, però tolgono ovviamente tempo e energie nella costruzione di una squadra. Quindi siamo un po' indietro, lo sapevamo, però domani siamo in palestra per lavorare, per migliorarci. Tra l'altro, lo diciamo, però prima non giocherete con... sì, no, stavo dicendo appunto che ovviamente non giocherete col Maccabi per tutto quello che sappiamo benissimo, però ci sono l'anticipo ufficiale della partita a sabato contro Reggio Emilia alle 19, quindi insomma sarà una settimana un pochino meno impegnativa rispetto a quella precedente, ma sicuramente importante. A proposito di regole, insomma, so che c'è stata una lunga discussione sul tornare alla finale a 5. Io ti devo dire, Nick, io mi sono talmente tanto divertito, lo so che voi eravate esausti e siete eroici, io l'avrei fatto al meglio delle 13 la finale, perché mi stavo veramente divertendo tantissimo. No, a meno delle 19, andiamo alle 19. Ci arriva a 10. No, veramente avete regalato uno spettacolo. Sono 3 anni che regalato uno spettacolo meraviglioso. Quest'anno siete anche a 7. Però ecco, quello. Poi torniamo all'aspetto della prenda, no? Che è l'aspetto più importante, perché poi c'è lo spettacolo, c'è anche il business, ovviamente legato a qualsiasi sport professionistico, però poi c'è anche un discorso di rispetto dei corpi e di rispetto delle dinamiche. Quindi, da questo punto di vista, secondo te tornare a 5 è un passo avanti? Anche perché lui è stato uno di quelli che per primo ha avanzato. Lo so. Credo che sia stata una delle prime cose che ho detto dopo aver vinto lo scudetto l'anno scorso. Ti hanno ascoltato, fra l'altro. Sì, ma non è vero, era già uno stato embrionale, quindi non, come dire, lo stavano già maturando come idea. E secondo me a 5 è giusto, insomma, è
è una lunghezza adeguata, anche perché secondo me adesso al di là dello spettacolo, al di là che vi siete divertiti, secondo me anche per una questione fisica le ultime due partite della scorsa finale secondo me erano calate un po' a livello di qualità, un po' così, ecco. Quindi secondo me a 5 è giusto, 5 sono partite sufficienti per decretare, come dire, il vincitore, e quindi io personalmente sono assolutamente meglio 5 belle, favorevole. Meglio 5, ma questo dualismo, scusa, meglio 5 belle, no, intense, meglio che 5 belle, 13 brutte. Senti, ti posso chiedere qualcosa? 13 brutte prima, esatto. 19 tu vuoi 13, facciamo come vuoi tu. Non faccio nessuna, io per me è tagliato. Senti, parliamo un pensiero ovviamente per quello che abbia fatto l'Achille, perché insomma la notizia è arrivata oggi e immagino che sia un compagno di nazionale. Sì. Guarda, ti ringrazio dell'assist, perché se non, insomma, non ne avessi parlato tu l'avrei detto io. Ho letto la notizia oggi e io, vabbè, gli ho scritto un messaggio, non mi ha risposto perché immagino sia, come dire, abbia altre cose molto più importanti a cui pensare. Io faccio un grandissimo in bocca al lupo ad Achille e alla sua famiglia, perché questo colpisce ovviamente direttamente il ragazzo, e speriamo che sia, come dire, sia tutto a posto, tutte le analisi del caso tornino con l'esito che tutti speriamo. Faccio un grandissimo in bocca al lupo alla sua famiglia e ai suoi genitori, perché sicuramente stanno partecipando, come è giusto e legittimo che sia. Io ovviamente da compagno di squadra, da compagno di nazionale, da amico, spero che questa cosa si risolva bene nel più breve tempo possibile, e insomma spero di rivederlo presto sul parquet sano, e insomma facciamo 7, ma ne facciamo 5, poi non so se ci sarà ancora Milano Bologna alla finale, però l'appuntamento è quello, l'appuntamento è quello. Assolutamente. Senti, ma questo dualismo Milano-Virtus, perché se ne parla tanto, no? Fa bene, fa male al nostro basket, secondo te? Poi ti chiedo anche, parlavamo prima con Pier, campionato quest'anno sembra molto più equilibrato forse rispetto al passato. Napoli che è partita fortissimo, Napoli Venezia fortissima, Napoli fortissimo. Questo gap fra voi e le altre si è ristretto? Come lo vedi? Dopo ieri sembra che sia un po' ristretto effettivamente. Ma allora, secondo me al 9 di ottobre è difficile, secondo me è difficile trarre delle conclusioni e valutare quali sono le forze in gioco. Secondo me il campionato italiano è un campionato per certi versi molto competitivo, nel senso che, come dire, le squadre tutti possono, cioè, come dire, le squadre grandi possono perdere contro tutte. Può capitare la serata di come dire, la serata importante per una squadra, diciamo, tra virgolette, piccola. E tutti parlano di questo dualismo, che secondo me fa bene al basket italiano, anche per un semplice motivo, che ha portato in Italia dei grandissimi giocatori, come possono essere stati, diciamo, da una parte Ciaccio Rodriguez, dall'altra Milos Teodosic, per citarne solo due, perché sennò se vado oltre nella lista me ne scordo qualcuno. E poi soprattutto spinge le altre squadre, perché nessuno vuole perdere, a fare meglio, a costruire dei roster più competitivi, a investire sugli italiani. Quindi secondo me è qualcosa di positivo il dualismo. Però prima Piera ha detto l'appuntamento è per le 5 della finale, non è detto che sia così, perché la stagione è lunga, come ho detto oggi non si può dire che ci sarà a fine giugno, a metà giugno in finale, e ci sono tante squadre ben attrezzate che vogliono far bene fino in fondo. C'è Antonio Della Porta, che è un tifoso di Napoli, che ti fa i complimenti, dice forza Napoli Basket. Non posso non chiederti come li hai visti ieri, perché insomma, sotto che sarò bravo a non accampare alibi sulle condizioni e sul poco tempo fra la partita di Eurolega e quella di Napoli, però questa è una squadra che ha cominciato benissimo la stagione. Che dimensione può avere? Dove può arrivare secondo te? Ma guarda, io adesso, se fossi furbo, direi che sono fortissimi, sono imbattibili. Okay. Secondo me loro sono un'ottima squadra, sono per quello che ho visto, non solo ieri, ma anche per come hanno giocato, se non sbaglio, con Sassari la prima partita, sono ben allenati, sanno quello che devono fare in campo. Hanno una partita sola a settimana, quindi questo secondo me aiuta anche nel, come dire, costruire gli equilibri e mantenerli. Però la stagione è lunga, possono succedere tante cose, sai, non è facile, poi puoi sorprendere, diciamo, 3 o 4 volte, e poi dopo però anche le altre squadre, come dire, si preparano, ecco. Quindi secondo me è una squadra ben attrezzata, con un pubblico molto caloroso, che può fare sicuramente bene, però come ho detto prima... Bellissimo ambiente. Questo vale per tutti, al 9 di ottobre, sai, ti faccio fatica a dire dove saranno, ecco.
E invece scusa, la Virtus qua Matt, ti sto, perché nel frattempo ho preso la tachipirina, avevo un po' di febbre, sto risolvendo. Deve essere l'effetto dei cornelli, la tachipirina più belli, sicuramente tra un po' posso andare al campetto a fare un 3 contro 3. No, a parte le battute, Bologna, perché tu prima hai citato Milos Teodosic, ovviamente è uno di quei giocatori iconici, il 20 ottobre si sarà questa partita che insomma tutti aspettano, non soltanto i tifosi della Virtus, perché è un grande abbraccio con un giocatore che ha regalato tanto spettacolo. Ma Bologna si sta costruendo una pelle diversa, una dimensione diversa, a parte un Benielli straordinario, non soltanto dal punto di vista realizzativo, nella riuscita dei blocchi, in tutto quello che sappiamo, ma anche secondo me nell'ispirazione e nella sua creatività. È una Bologna forse con meno talento, ma con più potenzialmente con più energia, più benzina? Ma io spero di no, nel senso che per noi ovviamente, certo, però indubbiamente, sai, stiamo parlando della Virtus, stiamo parlando di una grande squadra, molto ben allenata, perché comunque Luca Banchi è un ottimo allenatore che ha fatto benissimo quest'estate, io l'ho avuto 2 anni a Milano, quindi sa sicuramente quello che vuole dai suoi giocatori, sa come metterli in campo e si vede già la sua mano, quindi sarà una grande avversaria come lo è stata gli anni passati, sicuramente cambierà qualcosa perché appunto nell'organico hanno cambiato qualche giocatore, hanno cambiato l'allenatore, quindi sicuramente ci sarà, non so se completamente una pelle diversa, ma sicuramente qualcosa sarà diverso e quindi noi dovremo farci trovare pronti per affrontarli meglio sia in campo nazionale che in campo internazionale. Parliamo anche un po' di Ettore Messina, Nicola. Com'è lavorare con Ettore? Che poi anche ieri l'abbiamo visto abbastanza arrabbiato alla fine. Vabbè, per quel time out chiamato da Milicic. Vabbè, comunque, no. Ma sorride qualche volta Messina, perché anche quando siete sopra di 20, 25 a fine partita, sempre... No, com'è lavorare con lui? Sicuramente, glielo dico sempre, vive peggio le sconfitte di quanto vive bene le vittorie. Questo, insomma, secondo me è un peccato, anche perché adesso al di là dei giudizi che uno può avere di lui, lui è un grande lavoratore, uno che comunque ci tiene, ha un grande senso di responsabilità anche nei confronti della proprietà, quindi questo secondo me è una cosa di cui gli va dato onore, però sicuramente vive malissimo le sconfitte ed è questa anche, visto il suo curriculum, il suo palmarès, secondo me è anche un'altra cosa che gli fa onore. Sorride, soprattutto... quando vinciamo noi, il giorno dopo sorride sicuramente, e quando vince il Milan, poi adesso sono primi in classifica, quindi... è contento. Cioè, anche questo c'era un derby con Scariolo. Tu, fra l'altro, insomma, hai questi due personaggi, questi due coach che inizi da fuori, poi io un po' li conosco, Matt li conosce sicuramente meglio di me, sembrano veramente i due poli opposti, nel senso, come passare da Pozza a Messina e viceversa? Anche se chiaramente hanno lavorato insieme e si conoscono, però sono veramente due tipi, cioè se non puoi fare una laurea in psicologia già semplicemente per il fatto che lavori con questi due, da questo ti basta con i crediti formativi per fare la laurea in psicologia, perché sembrano veramente gli opposti, è così? Beh, sono, come dire, sono abbastanza diversi, mettiamola così, e bisogna sapersi adattare, dai, bisogna sapersi adattare, poi anche, adesso scherzi a parte, anche le richieste in campo sono diverse, hanno due giochi diversi, hanno sicuramente un'emotività diversa, hanno un modo di vivere la squadra e la quotidianità diversa, ci tengono tutti e due incredibilmente a vincere, questo sicuramente, e... Però, come dire, è stimolante, dai. Un mio caro amico dice sempre che è un'opportunità stimolante, no? Qualsiasi cosa che ti si pone davanti dice è un'opportunità stimolante, anche questa è un'opportunità stimolante. Ma il tuo amico gioca a basket? O meglio, giocava fino a pochi giorni fa? No, non è così saggio. Cioè, l'ultima cosa, poi parliamo ovviamente di tutto, abbiamo tante sorprese, tu stai qui fino praticamente alla palla 2 della partita contro Reggio Emilia, quindi tranquillamente, io nel frattempo sto cominciando a sudare, quindi adesso la temperatura corporea credo sia di 35,1, ma al di là di questo che mi fa piacere, volevo chiederti, Reggio, perché insomma tutto è iniziato lì, c'era la Meglio Padana con la stazione di Calatrava, tu hai cominciato lì con le giovanili, visto anche che è la prossima avversaria. Ha cominciato molto bene, cioè lavori con De Bella, hai dato un'occhiata a questa prima di uscita? Io sono, ho detto l'anno scorso alla presidentessa che noi avevamo fatto il nostro dovere, io ho fatto il mio dovere da reggiano perché abbiamo perso la Reggio, no, con l'Olimpia, sì. E loro si sono salvati per 2 punti, quindi io il mio dovere l'anno scorso l'ho fatto da reggiano, da tifoso della palestra reggiana. Ovviamente li seguo, sono partiti benissimo. Saranno un avversario tosto la settimana prossima, anche se noi ovviamente dobbiamo rifarci dopo la sconfitta con Napoli, abbiamo tutta la settimana, insomma giochiamo in casa, quindi dobbiamo assolutamente vincere,
Però sì, li seguo, sono tifoso, insomma, io sono nato e cresciuto lì, quindi insomma, sono contento se fanno bene, certo. Magari due partite all'anno, e, però spero ovviamente che abbiano più azioni di quelle che magari hanno avuto l'anno scorso, ecco, sicuro. Senti, prima Pier accennava a un tuo ex compagno che ha appena smesso, chiaramente Gigi Radome. Tu sei un po' giocatore che ha raccolto la sua eredità a Milano, la sta raccogliendo anche in nazionale probabilmente. Come vedi questo passaggio generazionale, lui che ti lascia il testimone, no, di capitano, tutto, magari in nazionale? No, è tutto molto, molto più tranquillo, molto meno enfatico. Io e Gigi siamo, vabbè, l'avete visto tutti, insomma, grandi amici, che insomma è qualcosa che va al di là della pallacanestro, ed è qualcosa che non è facile trovare in un ambiente così competitivo come quello dello sport. Quindi, però non c'è stato questo passaggio di testimone, questa, come dire, questo rituale in una caverna dove lui mi ha mando un sigaro, queste cose qui, no. Sicuramente lui ha, e l'ho visto anche l'altro giorno quando siamo andati a Istanbul a giocare contro il Fener, lui ha lasciato secondo me un'impronta prima ancora che sportiva, umana, importante, e questo secondo me è qualcosa di bello che quando insomma lo vedi, insomma, ti fa pensare anche a come approcciare certi aspetti dello sport. Molto bello. Gigi, posso fare una parentesi personale? Perché Gigi è veramente così, e vale ovviamente per lo sport, e soprattutto per lo sport e per il basket, ma vale anche per i rapporti umani. Cioè, Gigi è uno che parla di politica, di attualità con Enrico Mentana, tanto per dire che come è stato bello. No. Da di là a spezzare il polso, io sto cercando già di lavorare un po' sui fondamentali. No, cioè dire, Gigi ha veramente questa capacità che non è così comune negli sportivi. Quindi, insomma, adesso non facciamo, dobbiamo fare il santo il prossimo presidente della Repubblica, però veramente la cultura, la passione, l'apertura mentale. Ecco, qui mi viene in mente, fammi citare una persona del mondo del calcio, che è Giuseppe Mourinho, che dice che chi sa solo di calcio non sa niente di calcio. Cioè, questo stare nel mondo, e voi da questo punto di vista, nel basket, secondo me questo è quasi ovvio, no? Che abbiate questo tipo di sensibilità, e questo alla fine è un vantaggio, accresce la profondità, lo spessore delle carriere dei giocatori. Poi personaggi come Gigi non sono tanti, però questa visione è veramente, secondo me, importante. Come Gigi, per fortuna, certo, uno e basta. Grazie a Dio. Senti, che abbiamo, caro Marco? Abbiamo My Object, abbiamo la rubrica con la proposta degli ospiti di portare degli oggetti che rappresentano per loro qualcosa di particolare. Vai, allora, possiamo partire. Allora, prima di tutto, quando mi è stato detto di portare tre oggetti, io ci ho pensato un po' perché non sapevo che cosa portare. Allora, però ho portato, diciamo, tre oggetti che mi accompagnano, o quantomeno mi hanno accompagnato nell'ultimo periodo, visto che comunque viaggio tanto così. Allora, andando in ordine di importanza, allora il primo sembra una banalità, è il beauty case che io ho girato perché è di un'altra marca, competitor, quindi io non posso farlo vedere. Regalo di uno dei primi regali di mia moglie, che ovviamente io non giocavo per l'Armani quando l'ho conosciuta, e quindi non poteva sapere che c'era questo conflitto, e quindi così. E questo è, come dire, mi ha accompagnato di fatto negli ultimi 7 anni in tutte le trasferte, in tutti i viaggi che ho fatto con la Nazionale, con l'Olimpia, con il Fener, in NBA, sempre con me, quindi, come dire, è un ricordo di, insomma, di quello che ho fatto negli ultimi anni. Questo invece è un cappellino delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che diciamo... Vedere bene perché... Che adesso è anche un po' consumato, perché lo metto sempre, tant'è vero che Billy Baron mi prende sempre in giro perché dice: ah, bello questo cappellino nuovo, non l'avevo mai visto. E però è un ricordo appunto delle Olimpiadi, che per me era, insomma, è un sogno che si realizzava, peraltro in un periodo molto particolare per noi, col Covid, insomma, è stata poi, insomma, con la vittoria nel preolimpico, insomma, tutta una sua vicenda personale, quindi, come dire, è un legato, un ricordo statistico che insomma mi porto dietro il più possibile. Poi ho pensato tanto al terzo oggetto, non mi veniva in mente niente, adesso non voglio essere eccessivamente romantico, però il terzo oggetto è il mio anello di matrimonio nella fede. Wow! Bello, no, bravo. aspetta, che dopo dica: ah, guarda con sua moglie, chissà cosa ha combinato a casa. No, non è così. E semplicemente che ovviamente non puoi giocarci con l'anello, no? E quindi io prima di tutte le partite, prima di tutti gli allenamenti, me lo tolgo. E quindi è un modo anche per pensare, prima alla mia famiglia, a mia moglie, e adesso è anche un modo per pensare anche a mia figlia, prima di entrare in campo. E quindi, che peraltro oggi è stato il suo primo giorno di asilo nido, di mia figlia, grande. Quindi grande giorno. Sì. Come va? Stai facendo, si chiama l'inserimento. Io ho fatto 3 settimane fa. Inserimento. Come sta andando?
Beh, beh, oggi è più duro per la mamma che per la bimba. Quindi... no, cioè, ma è... vabbè, io ho cioè, Lorenza che smacchiamo dello psicologo per questa cosa. No, ma al di là delle battute, vedrai che almeno il caso di Diego è che lui ha avuto un po' di giorni in cui ha pianto, perché comunque alla fine, insomma, poi adesso è completamente innamorato della maestra, completamente. Adesso piange quando andiamo a riprendere. Quindi... però, insomma, questa lo interpretiamo un buon segno. Senti, posso chiedere una cosa su Armani? Perché al di là che sono curioso di sapere di che marca è qualcosa, ma non mi importa. E ci sono due grandi personaggi, questo vale anche in maniera diversa per Zanetti, ma sono due imprenditori straordinari che insomma investono tanto per pura passione, perché c'è un ritorno ovviamente, ma senza la passione io credo che nessuno dei due investirebbe queste cifre e farebbe sistema, e lo stanno facendo in maniera straordinaria. E io sono rimasto colpito dal fatto, poi soprattutto dalla sua passione, dalla sua partecipazione, dal fatto che è sempre al palazzo, dello stile dell'eleganza che vabbè non credo sia leggendaria. Com'è anche del rapporto con la squadra? Ma guarda, allora, a dire il vero, lui ha questa classe, a parte, vabbè, non sono io che devo spiegare come il signor Armani, però ha questa classe, questo insomma modo di essere, di fare, non solo nel campo della moda, ma anche nel campo sportivo, anche con noi. Noi, a onor del vero, non abbiamo, come dire, un rapporto molto stretto, molto costante col signor Armani, lo vediamo, diciamo, ovviamente nelle partite. A bordo campo c'è sempre, non manca sempre, mai. No, però dico, dei momenti dietro, certo, le quinte particolari, se non ovviamente nelle occasioni tipo la cena di Natale o la cena, come è successo negli ultimi anni, per la festa Scudetto, insomma, quindi è presente, fa sentire sicuramente insomma che c'è, che anche solo banalmente venendo praticamente a tutte le partite in casa, però stiamo parlando secondo me di una persona di grande sensibilità anche nei piccoli gesti, quindi insomma io ho un grandissimo rispetto per lui, ce l'avevo anche quando ero andato via la prima volta da Milano, che non avevo questo ruolo, non avevo questo ingaggio, non avevo questa esperienza, questo status, quindi insomma ho sempre ammirato la sua eleganza, il suo stile, quindi insomma un grande, grande rispetto per il signor Armani. Ti faccio una domanda. Io devo dire che quando vengo al palazzo, a me fa effetto, perché vedere un signore che oltretutto insomma investe così tanto e che ha questa passione, poi secondo me il fatto che non entri nelle vicende tecniche è un'ulteriore forma, no, di grande rispetto per il lavoro della squadra, per il lavoro dello staff tecnico. Non entra nelle vicende, però fa sentire la sua presenza, quindi fa sentire l'affetto, il calore, il supporto, non solo economico, ma anche ovviamente di partecipazione. Penso che sia una cosa bella. Mi ha sempre colpito, è capitato un paio di volte negli ultimi due anni, così, che ci fossero delle polemiche più o meno sterili dentro e fuori dal campo per insomma vicende che erano capitate a noi, e a me è sempre colpito il suo modo di rispondere col suo stile, ma anche con la sua, come dire, con la sua precisione, cioè non le ha mandate a dire, ma l'ha sempre fatto con grande stile, con grande classe, quindi questo secondo me è un'altra grande qualità. Adesso apriamo il capitolo legato a Play for Change, Plenitude, allora passiamo alle domande di Plenitude. La nostra rubrica con tutti gli ospiti che sono qui con noi in studio. Pier, vuoi introdurre tu il tema? Sì, il tema è il cambiamento. Il cambiamento. Tra l'altro posso dire una cosa proprio banale. Io sono molto contento di vedere che c'è questo tipo di clima. Oggi a Napoli c'è una vista meravigliosa, la gente che andava a fare il bagno. Per carità, se guardiamo l'orizzonte di pochi centimetri è una cosa bellissima potersi ancora godere un po' di estate. Però ecco, siamo... Tutti gli indicatori ci dicono banalmente che se non ci diamo una svegliata dal punto di vista delle energie rinnovabili, del cambiamento climatico, insomma, veramente abbiamo una situazione molto complicata. Quindi scusa, volevo dire questa banalità, la vediamo sotto gli occhi di tutti. Nel frattempo sto sudando come un pazzo perché ha fatto effetto, però oggi c'erano 32 gradi a Roma, a Milano penso che sia. Ho letto che ieri è stata la giornata più calda nella storia a Milano, quindi insomma. Abbiamo anche dei piccoli banali riscontri quotidiani del fatto che insomma questo pianeta dovremmo cercare di tenercelo da conto. A proposito di questo, ti facciamo come tutti i nostri ospiti quattro domande, come i quattro quarti di gioco di una partita di basket, tutte a tema cambiamento. Per ogni domanda hai 24 secondi a disposizione, come un possesso.
Allora, bastano o vuoi bastano vediamo la domanda magari faccio un rimbalzo. Io volevo fare sette domande, volevo farlo al meglio delle sette in questo momento, però ma non è 13. Ah, bravo. Allora, partiamo dal cambiamento legato non solo alla tua carriera ma anche alla tua vita. 19 anni, hai lasciato Reggio Emilia per trasferirti a Milano, dove ormai sei di casa. Preferisci la tranquillità di Reggio o l'avanguardia di Milano? 24 secondi. Vai, per rispondere via. A questa è dura. C'è il timer, E oggi dico che preferisco l'avanguardia di Milano, e un domani quando smetterò di giocare forse la tranquillità di Reggio, però bisogna vedere se mia moglie è d'accordo. Ce l'hai fatta in 14 secondi, perfetto. Perfetto. Seconda domanda, altro cambiamento nella tua carriera è stato il passaggio negli States, in NBA. Da giocatore più difficile l'approccio all'NBA o l'adattamento oppure lasciare quel mondo per tornare in Europa? No, l'adattamento per andare lì, un'altra cultura, pur avendo la mamma americana, per me è stato un grosso cambiamento a livello culturale, è stato un grosso cambiamento a livello sportivo, proprio un altro sport, ma quasi, e sicuramente più difficile andare lì che tornare indietro. Parliamo di cultura, visto che hai accennato alla cultura, sei uno che legge molto, preferisci un grande classico o un libro più moderno? Ah, guarda, dopo aver letto I Fratelli Karamazov ti dico che preferisco un libro più moderno, però mi autoinfliggo, come dire, un'alternanza, quindi cerco di leggere qualcosa di più leggero a qualcosa, alterno qualcosa di più leggero a qualcosa di un po' più pesante o quantomeno più profondo, mettiamola così. Ultima domanda, una domanda chiusa, ti do due possibilità di risposta, perché noi sappiamo che nothing but net nel basket è il canestro perfetto, net zero invece è il canestro perfetto per l'ambiente. Ma a cosa ci riferiamo quando parliamo di net zero? Uno, eliminazione dello spreco alimentare, due, azzeramento delle emissioni di CO2. Guardate. Ma se, ascolta, vado a logica, se plenitude vado per le missioni. Vai per le missioni e corretto. Ecco. Bravo, ragazzo intelligente. Senti, posso, siccome Peter the Teacher chiede a proposito dell'esperienza americana, che è stato un cambiamento, pur avendo tu da una famiglia sportivi e da una mamma americana pallavolista, è meglio New Orleans o Dallas? Chiede. Peter the Teacher. La quinta domanda. Sono stato, ecco, vedi che alla fine questo 5 torna. Sono stato pochissimo a Dallas, poi comunque è vissuta quasi in pieno Covid, quindi non l'ho praticamente vista. Dico New Orleans perché l'ho vissuta di più, l'ho vista di più, è stata appunto la mia prima esperienza in NBA, quindi è nata mia figlia a New Orleans, quindi scelgo New Orleans. Perfetto, chiudiamo allora il momento Plenitude, così poi parliamo ancora della carriera di Nicolò, vai. E visto che vogliamo parlare della tua carriera, abbiamo in collegamento una sorpresa, forse l'hai già intravisto, perché è un nostro amico, una persona, sì, una carambata, una persona che ha contribuito tanto al tuo sviluppo da giocatore, Andrea Trinchieri. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao, buonasera. Allora, tu sei colui che ha portato... Scusate, questo momento sarà in tedesco, a parte dove sei, perché giustamente mi prendono in giro perché sono spaparanzato, oppure tu sei in una... dove sei? In una caverna buia, dove sei? Andrea. No, sto nello studio di casa mia a Cremona. Bravo, bravo, qualità. Per risparmiare energia, giusto, capito? Vedi, anche... Senti, facciamo in tedesco, questo momento in tedesco lo facciamo? No, meglio di no, dai. Ok, molto bravo parlare sì. Tedesco, perché poi con la consorte, che è una dei miti norreni, una Nibelunga, quindi... Speriamo che non guardi questa parte della puntata. Che guarda tutte, perché i tedeschi sono precisi. Alles in Ordnung, immer. Ecco, bravo. Senti Andrea, tu sei colui che ha strappato via dall'Italia, da Milano, Nicolò, e lo ha portato a Bamberg. Cosa avevi visto in lui che poi l'ha portato a diventare il giocatore che adesso conosciamo? Prima di dire questo, che è già stato ampiamente dibattuto, lui doveva portare un quarto oggetto che non ha portato, che secondo me spiega tantissimo su chi è Nick Melli. Lui doveva portare l'affettatrice che si è portato dall'Italia in Germania. Ovviamente. La stima, cioè, secondo me questo dice tutto. Cioè, il resto è fuffa. Questa è una grande notizia. È arrivato con molto business, molto professional, una piccola borsa sportiva, le scarpe. Poi ha capito che si sarebbe divertito. Nell'arco di un mese arriva con un'affettatrice... Cioè, praticamente con i LED, i luci di posizione, no, una roba esagera, però... Fino a quando va bene, poi esagera. No, però siccome lui sa vivere bene, quindi è, diciamo che da dove proviene il territorio è molto ricco. Io sono un gastronauta, quindi
E questa cosa mi ha sempre fatto capire che ce l'avrebbe fatta. Per la fettatrice, a posto. Assolutamente. Non lo posso, vabbè. Io dei giocatori fortissimi come te che si portano la fettatrice non li ho ancora visti. Ho capito, va bene. Meraviglioso. Meraviglioso, ho voglia di frequentarvi più spesso, ragazzi, perché questo tema della fettatrice mi ha proprio risolvendo, volevo dire Andrea, che sto praticamente risolvendo una febbre con un po' di ghiberina, adesso sto benissimo, quindi mi è ritornata anche la fame, e questa cosa della fettatrice adesso mi ha acceso se completamente questo show. Adesso facevi due fettine, stavi subito meglio. Guarda, non ce l'ho la fettatrice di là, non so se è ancora il momento, perché diciamo il problemino di oggi è stato proprio di quella natura lì, ma ti mando un messaggio e ti dico, e presto facciamo una grande affettata tutti insieme. Matt? No, senti, invece Nick, a te Andrea cosa ha dato? Insomma, quanto è stato importante per la tua crescita? Andrea mi ha dato fiducia, mi ha dato responsabilità, mi ha insegnato tanto, tecnicamente, tatticamente, Direi che è sufficiente. Ma... direi che è più di quello che hanno fatto fino a quel momento, perlomeno tutti gli allenatori che ho avuto nella mia carriera. Ma ci puoi raccontare, Andrea, qualche aneddoto, a parte questo della fettatrice di Nicolò, le prime momenti? Un attimo, però, se io sapevo così non venivo. No, poi te la sei portata anche a Istanbul in America, la fettatrice? Oppure l'hai lasciata lì? No, a Istanbul no, anche perché là il maiale fai fatica a trovarlo. Avrei dovuto portare in valigia un prosciutto e dopo era un problema. No, lì facevo arrivare il prosciutto sotto vuoto. Ah, vabbè. Ma hai capito? Qua bisogna sopravvivere in qualche modo. Certo. Cos'altro ci puoi raccontare? Io di aneddoti ne avrei milioni, ma non penso che non sono raccontato. Nick gradisca, perché sono cose che hanno riempito la nostra esistenza in quel periodo. È stato un periodo esaltante. Tu mi hai chiesto prima cosa ho visto. Io ho visto prima di tutto uno che ti fa vincere, che secondo me a questo sport schifo non fa. E ho visto uno che migliora le squadre in cui gioca. Per me questo basta. Poi dopo, se può fare più meglio di qua, meglio di là, sono quisquiglie. Ma perché, Andrea, i giocatori italiani vanno all'estero e migliorano? Abbiamo una risposta definitiva a questa domanda esistenziale? L'hai chiesto, Andrea, non mi guardare. Cioè, Fontecchio, Polonara, lui, escono e migliorano. Come mai? Tu sei stato all'estero tanti anni, quindi voglio dire. Perché andare all'estero è più difficile. Quello che devi fare è un po' più difficile, perché se tu ogni mattina, come la gazzella si sveglia e sa che deve correre, il leone sa che deve prendere la gazzella, il giocatore italiano all'estero sa che ogni mattina si deve svegliare e deve essere più bravo dei giocatori locali. Perché fare lo straniero è diverso. Cioè, non tutti possono andare a fare lo straniero in un altro campionato. E ogni giorno deve, come si dice, set the tone, deve dimostrare che vale quello spot. Quindi io non conosco nessuna cosa migliore della sana competizione. Dimostrare che sei più bravo. E poi giochi, quando lo fai, giochi per forza. Fantastico. Ci sta. È vero? Sono questo? D'accordissimo, sottoscrivo. Io non mi astengo sotto. Va bene, perfetto. Grazie Andrea per il tuo contributo. Ti aspettiamo qui. Se sto meglio, ci vediamo intorno alle 9:30. Porto anch'io dei prodotti. Va bene. Ciao Nick. Dai. Ciao, buona salute. Pier. Ciao Matteo. Ciao. Allora, siamo un po' in ritardo, dobbiamo correre con i temi perché siamo già abbastanza lunghi sul programma. Però ti volevo chiedere qualcosa della tua avventura NBA. Perché sei stato a New Orleans, sei stato a Dallas, poi sei tornato. Però ti chiedo, come mai sei tornato? Speravi di rimanerci di più? Speravi in uno sviluppo diverso? Certo, sì. Speravo sicuramente in un altro tipo di carriera in NBA, senza ombra di dubbio. Non è stata, dal punto di vista sportivo, soddisfacente, soprattutto il secondo anno. Il primo anno, paradossalmente, ho giocato il primo anno, non ho giocato il secondo anno. Però sono, cioè, come dire, reputo la mia esperienza in NBA anche con l'aspetto sportivo, che non è stato appunto come avrei voluto io, comunque un'esperienza bella, un'esperienza positiva, un'esperienza che non tutti i giocatori di basket possono fare, quindi io ho avuto questa fortuna di farla. Ma cosa ti ha portato in termini di crescimento, magari non soltanto tecnico, anche fuori dal campo, perché si gioca così tanto, così tanti viaggi, così preparazione? Ma guarda, non so cosa mi abbia portato,
sicuramente mi ha rinfrescato la memoria di cosa vuol dire non giocare, di cosa vuol dire essere, come dire, ai margini anche di un progetto, di non essere visto l'allenatore. Questo spero di essere riuscito a, come dire, a portarmelo dietro anche nei giorni con compagni di squadra che magari hanno avuto meno possibilità, dove insomma ho cercato così di spero di essere stato di supporto, ecco, questo lo dovranno dire eventualmente loro. E dal punto di vista sportivo, insomma, sono entrato in contatto con probabilmente i migliori talenti, i migliori atleti al mondo. È stata un'esperienza assolutamente formativa, ripeto, avrei voluto che andasse in un'altra maniera, allo stesso tempo sono contento di dove sono. E poi sei tornato a Milano, peraltro, insomma. Infatti ho detto sono contento di dove sono, e però le due cose non si escludono, ecco, avrei voluto sicuramente un altro tipo di soddisfazione in NBA, anche perché pensavo di quantomeno meritarmelo, e però ripeto, sono contento di dove sono contento di quello che sto facendo. Ma quel tipo di basket quanto è migliorativo quando poi si torna alle partite europee, quando si torna ai derby di Atene, ai derby di Istanbul, ai Milano-Bologna? Non so quanto si riesca, come dire, a portarlo qua in Europa. È difficile da paragonare, al di là che ci sono proprio regole diverse, quindi non voglio entrare troppo nel tecnico, ma c'è anche banalmente un peso del possesso, un valore del possesso diverso. Ci sono squadre che, come dire, non competono per vincere in Eurolega. Sì, ce ne sono magari un paio che partono, però alla fine vogliono vincere tutte, quindi non lo so, è proprio un sistema diverso, non so onestamente quanto. Cioè, l'intensità dell'Eurolega, senza ovviamente provare a riassumere, senza ovviamente fare paragoni, perché insomma la discussione poi alla fine è anche abbastanza oziosa, è l'NBA e l'NBA, però l'intensità delle partite, appunto, parlavi del peso di ogni singolo possesso, è maggiore, no? Poi dal punto di vista fisico è un altro mondo. Secondo me sì, lì il problema è che vanno al doppio, saltano il triplo, quindi c'è un'altra, però qua c'è un'altra pressione, un'altra preparazione alle partite, proprio un altro peso specifico, lo senti, ecco, e anche come si vive la sconfitta, ma anche come si vive la vittoria, è proprio un'altra cosa, ecco, cioè, là veramente non fai playoff, dici vabbè, ci proviamo l'anno prossimo. Qua non fai playoff, è un anno difficile, allora sai. Sì, addirittura sappiamo, insomma, ci sono delle, appunto, trust the process mi viene in mente, no? Ci sono anche in certi momenti delle franchigie che decidono quasi di darsi un tempo, no? Non dico di perdere apposta, perché non è quello. Potrebbero, anche se non potrebbero ufficialmente, poi no, certo. Alla fine della storia succede, ma su come succede, ad esempio, la gestione dei carichi, che magari due stelle stanno fuori nella stessa partita o per più partite perché hanno fatto i calcoli. Allora, da noi questa cosa non si vede. Giusto o sbagliato che sia, perché poi comunque alla fine, io l'anno scorso tra una cosa e l'altra ho giocato 90, adesso non so se 94 96 partite, però, quindi secondo me un paio di volte così. Però non è... È un'altra cosa, è un altro difficile da paragonare. Ecco. Senti, passiamo al momento di International Young Ballers, una community di basket che ci farà compagnia anche nelle prossime puntate qui a DAZN Cut Game, una community che si occupa di scarpe da basket. Hanno qualche domanda per te, Nicolò. Sentiamo, vediamo il video. Ciao Nick, come prima domanda ti vorrei chiedere quali caratteristiche devono assolutamente avere le tue scarpe da basket ideali? Abbiamo notato che durante le ultime stagioni hai sempre giocato con le Deimoto. Cosa ti lega così tanto a queste scarpe? Sappiamo tutti con quali scarpe giochi in campo, ma adesso siamo curiosi di sapere se fuori dal campo rimani fedele alla comodità delle sneakers o se sei più da scarpa classica. Ciao! Allora, noi non l'abbiamo sentito, Vito, però le domande te le faccio io perché fortunatamente non sono scritte. Abbiamo provato a leggere un attimo il labiale. Però non... Che caratteristiche deve avere la tua scarpa ideale? La mia scarpa ideale deve essere bianca. Bianca e comoda, due. Perfetto. Finito. Bianca e comoda, ottimo. Dani, usi le Dame 8. Sì. Cosa ti piace di queste scarpe? Che sono bianche. E comode. E comode. E comode. Fantastico. Scarpe. Ma neanche nella vita normale che scarpe usi? Sneakers? Bianca. Sempre lì, bianca e comoda, direi che... Va bene. Pier, hai altre domande? Congediamo Nicolò. No, lo abbraccio, diciamo che mi stava simpatico prima, l'avevo conosciuto, la cosa dell'affettatrice lo proietta ovviamente in una dimensione iperuranica, proprio di leggenda assoluta, non solo dello sport, ma proprio di uno che mi può insegnare la vita, e quindi lo abbraccio forte e spero insomma di vederci presto ovviamente con
noi più la spettatrice. Volentieri. Ci vediamo sui campi, Nick, grazie della tua disponibilità. Grazie a voi. E noi ci vediamo alla top 3, le migliori 3 azioni della settimana intanto. Ciao. Morris parte il palleggio di mano sinistra, grande schiacciata, grande giocata 2 tra Morris e Mbaye. Tessitori subito per Tucker, fino in fondo l'inchiodata. Sokołowski di nuovo prova ad attaccare adesso con Poulin, alza per Derrick Owens, ma che spettacolo al palabarbuto, la va a prendere in cielo il pivot di Napoli. Abbiamo visto le top 3 della settimana dopo aver terminato la bella chiacchierata con Nicolò Melli. Pier, ci manca qualche minuto per parlare di Europa, per parlare di Eurolega e per vedere anche i prossimi appuntamenti delle italiane in Europa. Prima però magari vediamo qualche immagine di quello che è successo la settimana scorsa, le due sconfitte, quella della Virtus con lo Žalgiris, partita un po' buttata via da Bologna che era avanti nettamente, ha bruciato un vantaggio in doppia cifra, e poi la sconfitta supplementare invece questa di Milano sul campo del Fenerbahce. Questa è una gara tiratissima in cui l'Olimpia, nonostante le assenze, perché c'era fuori anche Devon Hall quel giorno venerdì sera, comunque ha portato alla gara supplementare, questo è stato un grande merito. Poi il supplementare sui possessi più importanti il Fenerbahce ha avuto una meglio. Sì, si è visto anche un po' di stanchezza in tutte le squadre, ovviamente come inizio stagione, ma insomma diciamo che è una doppia grande rosicata, mi sembra, penso che tu lo possa confermare, perché tutte e due potevano vincere. Bologna l'ho vista tutta, Milano l'ho intravista in questa serata che ti diceva Macerata, poi ho rivisto un po' di highlights la sera, insomma mi pare che abbia avuto un'occasione, ecco, Milano ha avuto un'occasione, sì. Bologna mi sembra che per come era andata la partita veramente faccia male questa sconfitta, perché Bologna per 32-33 minuti è stata nettamente superiore, e io ho visto sempre da profano una squadra, non so se sei d'accordo, molto libera di testa, molto con grande energia, con voglia di aiutare, con tanti recuperi, poi probabilmente nel possesso decisivo e quella rimessa laterale di Cordinier è mancata un po' di lucidità, e rimane insomma la necessità di avere dei giocatori che possano risolvere le partite nei momenti caldi. Quindi però mi è sembrato incoraggiante, onestamente, al netto di un risultato che non è buono. Sicuramente sì, credo che debba essere anche un insegnamento che in Eurolega devi giocare per tutti i 40 minuti, non puoi mai pensare che sia finita, perché esatto, ci sono così tanti fenomeni che la possono recuperare in poco tempo. Ecco, forse il problema è che, sai, quando guardi il calendario, Žalgiris in casa, metti la crocetta e dici questa devo vincerla, mentre Fenerbahce in trasferta ti puoi anche permettere di perderla, e diciamo non è una cosa che poi ti danneggia in classifica. La gara con lo Žalgiris in casa, Bologna dovrà magari poi recuperarla vincendo un'altra in trasferta per tornare, no, alla pari. Per tornare alla prossima partita, insomma, è chiaro che James e tutto il pacchetto è un pacchetto chiaramente molto difficile, una squadra che l'anno scorso ha fatto un'ottima Eurolega, almeno fino a un certo punto, insomma, bisogna provare a vincere lì e andarsi a riprendere quello che si è buttato contro lo Žalgiris. Ricordiamo che Milano invece ovviamente non gioca col Maccabi per i ben noti motivi, la situazione è molto più grande di noi, è molto più grande ovviamente del mondo dello sport, bisognerà monitorare ovviamente e capire che cosa succederà. Quello che sta avvenendo in questo momento è molto molto complesso, molto difficile, ma è molto drammatico. Vediamo in grafica allora tutti gli appuntamenti dell'Europa della settimana delle italiane, chiaramente tutto visibile in diretta e anche on demand su DAZN, perché non c'è soltanto l'Eurolega ma c'è anche l'Eurocup, con le due italiane che sono Venezia e Trento, che devono anche loro riscattare le sconfitte della prima settimana, e sarà un confronto tutto fra Italia e Francia per quanto riguarda l'Eurocup, perché Trento giocherà in casa con il Bourg-en-Bresse martedì, quindi domani alle ore 20, mentre Venezia giocherà in casa con il Paris Basketball mercoledì alle ore 20. Quindi due gare casalinghe. Vedi, tre partite contro le francesi. Esatto. Sì. E poi venerdì, vedete qua dietro, c'è la Virtus, gara tutta da seguire come tutte le altre, 19 l'appuntamento su DAZN venerdì sera. Milano invece, abbiamo detto, non gioca, poi dicevi tu, rinviata la partita con il Maccabi Tel Aviv. Perfetto questo 19, perché va da Trento al Festival dello Sport, e quindi me la guardo e poi vado a cena, capito? Con 19 per fare, non so chi ha deciso, però perché sapevano
Esatto, allora, fatto per me, grazie, grazie davvero. Ringraziamo la Virtus per questo e ci vediamo alla magata della settimana. Ti faccio vedere, a proposito di Monaco, una cosa che ha fatto Mike James, che noi conosciamo bene perché ce lo ricordiamo anche in Italia, quando ha vestito la maglia dell'Olimpia Milano, è un giocatore che di magata ne fa tante. Guarda questa, tira, viene stoppato da Ogilvy, peraltro un ex Virtus, prende la palla al volo e nello stesso movimento segna lo stesso. Questa è veramente una giocata da Mike James, giocatore da campetto se ce n'è uno, perché quando si mette a fare queste cose a livello individuale, qui la prende al volo, tira e segna lo stesso. Bella questa dimensione da playground, talento, gambe da NBA, no? Cioè, quindi, e anche mani. Quindi, in NBA ci sta. Va bene, dai, siamo in chiusura. Vi lasciamo con la clip dedicata a Marco Bellinelli, vestita miglior italiano della settimana, che speriamo di avere anche ospite magari in una delle prossime puntate. Presto, Belli, ti aspettiamo. Va bene. Ciao a tutti, da Song Card Game, DGG. DGG, bravo DGG, un grande saluto a tutti. DGG che ha avuto un potere taumaturgico incredibile, perché io ho cominciato la puntata con la febbre e adesso sto da io a fare veramente un 3-4-3. Se non state bene, ciao. Prendete DGG. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Esatto, rivedetelo, ciao. Rivedere, ciao, ciao. Grande ribaltamento per Bellinelli. Riparte la Virtus in transizione, tiro per terra per Bellinelli. Ancora Marco Bellinelli, questa volta c'è anche il fallo.